dolce però. Oliva d'autunno. Però diciamo resistono molto al freddo, quindi a nord sono buoni e non sono tanto alti, quindi sono 6-7 metri massimo, vanno veloci pure, io 2 anni ce l'ho a 5 metri, quindi e posso tagliare quando voglio e mi butto a terra e rivanno, quindi l'umbellata e l'elenio sono un'ottima pianta da siepe. Poi tutte quante le piante a foglie pelose o cerose come il tiglio fatti da acacia. Esatto, L'americano oppure a foglie carnose. Ecco, io sconsiglierei questo cazzo di uso del bambù. Perché il bambù è monoculturale, perché non cresce niente sotto, festa. eccetera. È abbastanza festante, bisogna contenerlo. E io ho visto pure abbastanza incendiario. Prova a dar fuoco a un bambù verde, vedi che succede? Fa una fiammata proprio, capito? Poi fa scoppio, fa i salti, È è un una po' un cavolata il fatto casino. di fare crescere il bambù vicino alle contorderme o qualsiasi tutta in zona idrica per trattenere. Ma se lo metti vicino a un corso d'acqua, proprio che c'è sempre l'acqua, va bene perché si autolimita, cioè non va oltre l'acqua, a meno che non vola, quindi è abbastanza tranquilla, devo Però dire. Poi stabilizza vicino all'acqua, no? Qualche i schiaffo. margini delle dighe, Sì, credo, no? no, no, sicuramente. Però io non sono tanto contento del bambù, onestamente, perché siete Però meglio. ci Noi sono abbiamo anche le specie. piante locali, autoctone, che fanno la stessa cosa. Certo. Anzi, le canne di fiume, e manco sono così incendiari quanto il bambù, perché hanno meno olio essenziale, per esempio, capito? I salici, da paura, anzi, i salici quasi antincendio, perché è pieno d'acqua, quindi abbiamo tante cose invece del bambù. Poi se abbiamo sfruttato il bambù, fa business, e vende cera, che è una cosa che costa tanto, è un altro discorso. Però a livelli così reali, come siepi, con la gente, io non desisterei un pochino sull'uso. Vedrei prima altre alternative, O ecco. comunque Se devi poi non usare c'è la Formicis alternativa, metti il spugliosa. bambù, però. Ecco, C'è la Formicis spugliosa che non è invadente. vediamo un attimo a che Tanto, serve, però, esatto, a che serve, eccetera, ok? Il problema è che se uno lo vuole togliere diventa un problema. Io l'ho messo. È un grosso problema. Tu Io l'ho l'hai messo per. messo? Sì, però ho preso una lamiera di acciaio perché mi In piaceva carcere. l'idea di averlo. L'ho messo proprio, c'è un muro, spero. Perché dici che un babbo è per sempre. Sì, tranne Ma quelli anche che una bella siepe spugliosa. di noci, per esempio. Una? Siepe di noci. Pianti, Frangipane. grossa, frangipente, no? E noci che vuoi dire tanta frutta, tanto le devi Sì, raccogliere a terra, ma tanta devi acqua. arrampicare, un sacco di biomassa, Non devi sfanghi. potare, non devi. Questo noce è un po' bistrattato ultimamente. Non mette nessuno sticolo, le noci non si mettono più.